Grandissima partecipazione e tanto entusiasmo per il ritorno di bici in città, la manifestazione ciclistica che oggi ha toccato 80 città italiane. Messina ha risposto bene, in tanti hanno tirato fuori la bici per vivere le strade del centro in libertà, c'erano anche i 5 candidati sindaco. L'appello è stato raccolto da centinaia di messinesi, grandi, bambini, famiglie intere, gruppi di amici, sportivi ma anche semplici appassionati delle due ruote. Hanno preso la bici per vivere tutti insieme una mattinata che è stata una vera festa. Un gran ritorno per Bici in Città a Messina che dopo lo stop forzato da 2 anni di pandemia oggi ha dato la possibilità a tanti di vivere le strade del centro città senza traffico e in libertà. Ai nastri di partenza c'erano anche i 5 candidati a sindaco, anche loro tutti in bici. Il presidente della WISP Messina, che ha promosso l'iniziativa, Santino Cannavò, gli ha consegnato un documento sulla mobilità sostenibile. Obiettivo: non perdere altro tempo su un tema fondamentale per immaginare e costruire una città più vivibile. Noi ai candidati sindaco chiediamo una maggiore attenzione al tema della mobilità dolce. Mobilità dolce è quella che ridisegna una città a misura d'uomo, che la ridisegna dando la possibilità ai bambini e agli anziani di potersi muovere in sicurezza, ma che nel frattempo ridisegna delle tracce, dei percorsi attraverso i mobility manager, che sono delle figure istituzionali ormai consolidate all'interno della normativa ambientale e non solo, che hanno il dovere di organizzare sia nelle scuole che nelle aziende i percorsi per arrivare a scuola, per arrivare al posto di lavoro e tornare a casa. Che cosa ci vuole? Ci vuole una mobilità intermodale. Intermodale vuol dire dove la bicicletta svolge gli ultimi chilometri, ma prima c'è il trasporto pubblico e ancora prima forse anche la metroferrovia. La carovana, coloratissima, è partita da Piazza Duomo e ha attraversato tutto il centro città. Un bilancio positivo che spinge WISP Messina a continuare in questa direzione. È positivo perché inizia una primavera di attività, inizia anche quello che vorrà dire la ripresa di questa città. Noi crediamo molto in questo momento elettorale perché stiamo mettendo giù i programmi, stiamo dicendo cosa c'è bisogno di fare in questa città.